È un quadro che si fa sempre più inquietante, quello ricostruito dagli inquirenti che ha portato all'arresto di Barbara Vacchiano, il marito Damiano Noschese e il loro figlio quindicenne. Misure cautelari eseguite dai carabinieri su ordine della Procura di Salerno per coloro che sono ritenuti responsabili della morte di Marzia Capezzuti, la giovane milanese di 29 anni scomparsa da Pontecagnano Faiano la sera del 7 marzo scorso e i cui resti sono stati ritrovati dopo 7 mesi il 25 ottobre nel bosco di San Benedetto nella zona alta di Pontecagnano Faiano. Un lavoro attento da parte della Procura di Salerno, dei magistrati, un lavoro di indagine degli inquirenti non semplice per accertare le vessazioni e le torture subite dalla giovane donna che ha portato all'arresto degli aguzzini di Marzia Capezzuti, scomparsa il giorno prima del suo compleanno. Segregata e isolata, sottoposta a torture, prima perché le addossavano la colpa della morte del suo fidanzato Alessandro Vacchiano, poi c'erano i soldi, la pensione INPS che Marzia percepiva per la sua disabilità, ma l'odio che scatena Barbara Vacchiano, che la porta a studiare un piano per eliminare ed allontanare definitivamente la ragazza dalla loro casa di Pontecagnano, scatta con l'abuso sessuale del marito Damiano Noschese nei confronti della donna. Un orrore che è cresciuto di violenze compiute nel tempo, che dopo numerose denunce ed indagini porta finalmente gli inquirenti a scoprire qualcosa in più grazie ad una videochiamata dei figli di Barbara, che ha rappresentato una vera e propria confessione, un puzzle che si è completato a breve. Anche se il quadro si chiarirà nel corso del processo, senza escludere eventuali altri elementi che potrebbero ancora sopraggiungere, a distanza di 2 giorni dall'arresto, l'avvocato Stefania De Martino, responsabile del centro antiviolenza, la prima a denunciare e segnalare i maltrattamenti subiti da Marzia, ai nostri microfoni ha detto: giustizia finalmente è stata fatta. Io credo che l'ordinanza parla chiaro, c'è stato un lavoro attentissimo da parte dei magistrati, una ricostruzione precisa, le indagini, lo dicevamo a telecamera spenta, non erano semplici, c'erano tante persone che mentivano, tante persone invischiate tra di loro, tante dichiarazioni contrastanti. Tante testimonianze forse che come dire, confondevano la situazione, invece il lavoro è stato fatto bene, noi siamo contenti, noi operatori di questa materia siamo contenti perché Marzia meritava, per tutte le sofferenze che ha avuto, che i suoi aguzzini venissero dati in mano alla giustizia. Oggi, nonostante ci siano degli arresti, c'è un'indagine che probabilmente potrà comunque avere anche ulteriori risvolti e non le viene rabbia che magari dopo la denuncia si poteva fare di più per salvare Marzia? Noi abbiamo denunciato non per la scomparsa, quando noi abbiamo denunciato Marzia era ancora viva e veniva maltrattata, e si poteva fare di più. Noi abbiamo fatto il possibile, forse chi sapeva doveva parlare prima. Eppure ci sono diverse dichiarazioni oggi nell'ordinanza della Procura. Sì, forse dopo che Marzia è scomparsa tutti hanno preso coscienza e si sono fatti avanti. Queste persone, sarebbe stato bello, sarebbe stato civile che queste dichiarazioni le avessero fatte magari 2 anni fa, 3 anni fa. Oggi, dopo la ricostruzione degli inquirenti, al di là degli arresti, ciò che fa più male è questa storia incredibile, inquietante, così cruenta. Solo violenza, non si riesce a trovare un altro termine per giustificare. Poi penso che lei abbia letto l'ordinanza, noi abbiamo dei reati che sinceramente ci fanno tornare indietro nel Medioevo. Io pensavo che nel 2023 non dovessero esistere più. Immaginiamo una ragazza che viene torturata nel 2023 in una cittadina, in una casa abitata da tantissime persone, in un quartiere così popoloso, e appare ed è impossibile che nessuno sapesse nulla. Troppo semplicistico dire che i fatti sono verificati in un contesto familiare di degrado? Ma la società non può essere assente e distratta ad una famiglia così problematica. Non possiamo permettercelo, nessuno se lo può permettere.